42. N-E-R-D. L'identità dei due giustizieri? Qui non c'è nessun giustiziere. Trovami quei due imbecilli mascherati. Questi non sono degli improvvisati, questi sono dei professionisti. Sei pronto? Che te sei fatto male? Vorrei citare subito una frase del film che secondo me rivela anche un po' dietro le quinte, ovvero: tu c'hai troppo entusiasmo per uno che guadagna 500 euro al mese. Non solo è molto pregnante della società di oggi, ma poi penso che per chi fa un primo film e quindi ha il problema di doversi far produrre un'opera prima, cioè quell'entusiasmo come si fa a mantenerlo e a metterlo poi in pellicola? Ci vuole un entusiasmo sopra ogni umano confine, diciamo. Diciamo che è talmente tanta la voglia di fare un film che passi sopra qualunque cosa. Nel mio caso comunque sono stato fortunato perché abbiamo dietro una produzione e una distribuzione di tantissimo rispetto, di tutto rispetto. E quella frase sì, è emblematica della nostra generazione, che purtroppo non è che se la passi proprio benissimo. Però è anche una generazione che va contro tutto e tutti, è una generazione che entra a testuggine sulle cose, che è quello che abbiamo fatto noi, è quello che sto facendo io da anni. Io sono un giovane vecchio, nel senso che ho iniziato 13 anni fa ormai a fare questo lavoro e ci ho messo quasi 3 anni a realizzare questo film, ma l'importante non sono i 520 euro al mese, ma l'entusiasmo che uno prova. Io ne ho tantissimo e sono riuscito a mettere in piedi una squadra che ha un entusiasmo enorme. E questo secondo me si vedrà dal film. Penso che la qualità del film, e non so se piacerà il film, penso che tutti quelli che vedranno il film saranno consapevoli del fatto che è stato fatto da dei grandi professionisti molto entusiasti. Lino Guanciale. Io a Lino Guanciale volevo chiedere una cosa sulla voce di Batman, perché c'è una meta battuta in realtà, perché la voce italiana del Batman di Nolan, che parla così, è Claudio Santamaria, e Claudio Santamaria ha fatto, lo chiamavano Gig Robot. Quindi c'è una parodia a Batman, ma anche una parodia a Santamaria Gig Robot, o no? Sì, è un complesso gioco di scatole cinesi, che in realtà è scattato in un lampo di ispirazione durante la scrittura e poi le letture del film, che ci si era detto, ma proviamo a farla questa. Sì, proviamo. Perché aiuta a fare quel gioco che il film fa massicciamente, cioè sdrammatizzare in qualche modo il genere, sblusare, no? I canoni classici del genere comic, e anche un po' del modo in cui noi l'abbiamo recepito, cercando poi di renderlo al meglio, insomma, nelle sue versioni mainstream. Però ecco, questo è un film che chiama continuamente lo scherzo. L'intelligenza, credo, nostra da attori, di Vincenzo in primis, nello scriverlo e poi di dirigerlo, è stato quello di non tradire mai questo gioco, lì dove c'era un'opportunità di entrarci a mille. Come in questo caso. A mille invece c'è Paolo Antoni, dice all'inizio proprio un'altra frase molto pregnante del film, ovvero: l'odio è sempre più forte dell'amore. Visto che l'amore è una cosa un po' complessa, è vera questa cosa? L'odio è sempre più forte dell'amore o no? Ma io voglio credere di no, voglio credere che sia ancora più forte l'amore, perché sono due spinte uguali e opposte ovviamente, portano entrambe a grandi risultati di cooperazione, grandi risultati di distruzione. Questa è stata una grande operazione d'amore, dove abbiamo tutti cooperato affinché questo film venisse. No, ma è la verità, dai, perché no? Sì, noi tutti amiamo Miriam. No, scemo, noi tutti l'abbiamo amiamo Vincenzo. L'abbiamo amata tutti, grazie. No, e quindi insomma voglio dire, mi auguro veramente che sia sempre l'amore più forte di tutto. A proposito di parodie, prese in giro, ironia, ho trovato molto interessante il continuo richiamo al fatto che in Italia, se non si usa l'accento romano, molti attori non romani lamentano questa cosa. E in realtà è come se si fosse svantaggiati. E qui non solo c'è la scelta di ambientare il film a Napoli, ma poi c'è continuamente questo fatto, i protagonisti parlano in romano e dicono alla sorellina più piccola: non parlare in napoletano, non parlare in dialetto. Anche loro parlano in dialetto romano, perché quindi il napoletano sì o no? Poi si dice nella vista, certo Roma è Roma, però anche Napoli. C'è anche un po' questo sfatare, questo mito che i film italiani devono essere solo in romano e solo a Roma? Sono, sì, allora sono due gli aspetti di questa domanda da analizzare. Il primo è che io quando ero piccolo, mia madre mi diceva continuamente: non parlare in dialetto.
prima, mia mamma è del nord, mio padre è del sud, ogni volta che cambiavamo città io invece mi portavo dietro questo dialetto e ogni volta non parlare in dialetto, non parlare in dialetto, non parlare in dialetto, non... quindi ho detto no, vabbè, cioè, non posso non mettere questa cosa, perché è importantissima. Poi io sono d'accordo con te, si fanno veramente un po' troppi film romanocentrici. E... però non è, a volte viene anche un po' strumentalizzata questa cosa, visto sempre in modo negativo. C'è da dire che ovviamente Roma è un po' come la nostra Hollywood, no? In un certo senso è Los Angeles italiana, quindi è ovvio che si tende ad andare più magari in una città come Roma. Io personalmente non faccio questo discorso, ma perché sono un amante del diverso, no? Del cambiamento. E per quello che ho scelto Napoli, oltre per non tradire le mie proprio radici personali e familiari. E come sapete io sono campano, ma trasferito a Roma da quando ho 15 anni. E in un certo senso nei vari twist che ho nel film, no? Quindi prendere sempre in giro qualcosa, ho voluto anche prendere in giro questo argomento. Cioè non parlare in dialetto, ma poi loro sono romani. Quindi sai che spesso si dice, ah, un altro film girato a Roma. No, noi l'abbiamo girato a Napoli, però noi parliamo romano. Quindi potranno dirne altre, potranno rompere le palle. Film decentrato. Film decentrico. Lino Guanciale. Passiamo la palla? Sì, sì, passiamo la palla. Passiamo la palla. Quanto coraggio ci vuole ad essere dei pseudo supereroi che scelgono come simbolo quello che è poi appunto il simbolo del film? Magari non lo spoileriamo. No, sono gli occhi della giustizia. Com'è nata? Si può dire com'è nata l'origine del simbolo senza dire cos'è? Sì, vai. No, vai. Grazie. No, innanzitutto noi non siamo super, non c'è niente, no, lo dico perché noi siamo... eroi, ma neanche per sbaglio. Il simbolo identifica molto il fatto che sono due cazzoni. Poi quando vedrete il film capirete perché. Come è nato il fatto del simbolo? È nato a Renato Sannio, che è uno dei sceneggiatori del film, perché in origine era un'altra cosa. Io ho scritto nella sceneggiatura che loro lasciavano una cosa che non era voluto, però invece poi dalla stampa veniva preso come... però non era secondo lui abbastanza forte, ha detto guarda, secondo me noi dovremmo fare un'altra cosa, ma fa molto ridere. E quando me l'ha detto ho detto, se ce l'accettano, io veramente sciamo... e ce l'hanno accettata. Pare sia piaciuto al pubblico, però non ve lo diciamo. Io ero molto bravo a disegnare. Molto, molto bravo. Ma perché lui da piccolo disegnava proprio... ne ha fatti tanti in continuazione. Esatto. Vado le giornate. Io voglio sapere la scena con la ragazza cinese, cioè è un capolavoro quella scena, come avete fatto a non ridere? Perché ridevo. C'è stata una cosa che era veramente è stata importantissima per girarla. Noi abbiamo girato dentro un negozietto che in realtà è di un napoletano, ma sembrava di un cinese, tanto era ingombro di roba inutile. C'era addirittura una lavatrice a mano tra le cose che vendeva questo signore. Dico questo signore perché ho scoperto il padrone del negozio mentre giravo. Cioè io avevo la ragazza cinese, fantastica, davanti, e vedevo una colonnina di fumo che si alzava alla mia sinistra. Dice, sta andando a fuoco il negozio. Invece no, in questo spazio un metro per uno, in cui c'erano due macchine da presa e noi due schiacciati, a fotografia, le luci, eccetera. Il padrone del negozio, non avendo voluto uscire ma volendo rimanere a vedere la scena, si era messo in un angolo, fumava e ci guardava mentre recitavamo. Quindi la preoccupazione per l'incendio che stava arrivando ci ha trattenuti, perché sia io che la ragazza cinese eravamo lì impegnati a chiederci ma finiremo le nostre vite qui dentro per colpa di questo. E a tutti e due, in realtà tutti e tre gli attori, com'è fare un film finalmente, penso sia bellissimo, che mescola tutta questa azione, questi generi, le fughe, le botte, le scene di lotta, le scene anche d'amore? Quanto è bello, quanto vi siete divertiti? Ma ci siamo divertiti da morire. Poi la speranza è quella che se dovesse andare come speriamo, siamo stati i pionieri di un ennesimo nuovo genere. Perché insomma, voglio dire, non ce ne sono meno. O no? Ce ne fossero, ma non ce ne sono. Molto divertente, molto stimolante, soprattutto perché poi ti trovi a un certo punto costretto a fare bene il lavoro che bisognerebbe sempre fare bene, cioè quello di preparazione. Prima del film noi ci siamo dovuti impegnare moltissimo per esempio, lavorare bene le scene d'azione, perché sapevamo che avremmo pochissimo tempo per realizzare.
molto poco. Molto poco tempo. Molto poco tempo, sì, sì. No, è bellissimo. Spero semmai ci sarà un seguito, carriera registica della mia vita, poter fare sempre film che mescolino genere action, thriller, commedia, dipende. Però è bello che stiamo qui a parlare di genere, perché per tante decadi non se ne è più parlato da noi. Siamo un po' intorcinati attorno all'idea di film d'autore, spesso perdendone anche la linfa. E invece è importante che il sistema produttivo di cui facciamo parte adesso creda e investa in quello in cui un sistema produttivo deve investire, cioè i generi sono l'anima della produzione cinematografica. Viva Dio, adesso ci siamo risvegliati pure noi sempre. Poi, come ho detto in conferenza, noi siamo prodotti da Fulvio e Federico Lucisano, è la produzione che ha fatto Terrore nello spazio, cioè il film è poi arrivato Ridley Scott e ci ha fatto Alien, quindi voglio dire, non ci stiamo inventando niente, l'abbiamo sempre fatto, speriamo che si continui a fare sempre più. Grazie, grazie mille. A voi. Comunque scommetto che a Batman sti cazzi non gli succedono.